Sua Maestà, mini taccole, carote gialle, carote arancioni, mini pannocchiette. Dopo un'ora e mezza di lessatura, i fagioli rossoni. Pronti per Sua Maestà. Sottomesso con le retine di metallo che si usano per ogni pentola in terracotta, ovviamente, se no sulla fiamma mi si brucia. A tra poco. Aggiungete per iniziare i cubettini di petto di pollo. Una volta rosolati, proprio un goccino di vino bianco. Fermo. Uniamo le verdure. Ma proprio i colori dell'allegria. Ma guardate che bei colori. Evviva i colori. Aggiungiamo il nostro cereale. Sfumiamo ancora un po'. Poco. Cumino a go go e polvere di curry. E ora un po' di acqua calda. Voilà! Giriamo, mescoliamo per bene i fagioli. Li aggiungeremo alla fine perché sono cotti, devono solo prendere un po' di sapore. Quindi ora sbattiamo il cucchiaio, appena abbiamo finito di amalgamare le spezie con l'acquetta che abbiamo messo. Forza! Sbattiamo bene il cucchiaione, bene. Voilà! Coperchio! Evviva il tagine! Fatto alla Tiabi! Pronti, via! Ci vediamo tra pochi minuti! Goodbye! Per chi ama mangiare con le mani. Ovviamente, prima di chiudere, i nostri fagioli rossoni non potevano mancare. Oh, eccoci qui! Pronti, ragazzuoli! Allora, via lui. Lo tiro a sobbollire, ovviamente, anche se la fiamma è spenta. Ma manca un piccolo tocco. A fiamma spenta. Guardate che colori meravigliosi. L'ultimo tocco. Sesamo tostato, che ha più sapore. Ma questo qui è alla Tiabi, eh? Poi ognuno, aspettate, ne metto ancora un po', ognuno fa un pochettino, guardate, con spezie, verdure, carne di manzo, ho usato la carne di pollo, insomma, ognuno fa come preferisce, couscous, riso, niente di quello, solo carne e verdure. E libero arbitrio, idee di Tiabi. Ciao! Facciati in aria. Oh, eccoci qui! Pronti, ragazzuoli! Allora, via lui. Lo tiro a sobbollire, ovviamente. Ah, pronti! I pip, ora! Thank you.